Intanto ringraziamo il professor Gubitta per la sua disponibilità a far parte del progetto Super Partes. Vorremmo fare qualche domanda. In primo luogo, se ci può raccontare velocemente la sua storia accademica e professionale. E sono cresciuto studiando l'organizzazione aziendale e la gestione delle risorse umane per poi specializzarmi nello studio del lavoro imprenditoriale, nelle sue diverse sfaccettature, in particolare nelle imprese piccole a proprietà familiare, nelle nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza e di innovazione, gli spin-off accademici, e in tempi più recenti nel lavoro a contenuto imprenditoriale che si esprime attraverso le professioni liberali, ordinistiche e non ordinistiche. Perfetto, grazie. Questo ovviamente è molto vicino al nostro progetto. Siccome noi andiamo anche ad essere un progetto che ha tra i suoi valori l'empatia, quindi qualcosa che vada al di là del mero aspetto professionale, ci piacerebbe conoscere qualcuna delle sue passioni. Allora, da piccolo giocavo a calcio, quindi Vabbè, è una gran sono bella stato un passione. calciatore per un paio d'anni. Ho anche pensato di poter fare calciatore, no? Ero sufficientemente Che bravo per ruolo? poterlo. Facevo il trequartista, Ah, caspita, quindi quindi proprio un la numero 10. persona esattamente dietro le punte. Un'altra passione che ho praticato per molti anni e poi ho smesso è fare teatro, comico teatrale. Quindi diciamo l'idea di provavo a far ridere, e ridere mi piace, fare le battute mi piace, per cui insomma mi veniva abbastanza naturale. E un'altra cosa da adulto, insomma, negli ultimi tempi, quando mi sono spostato in una città che non è quella mia nativa, che è Padova, e più che un hobby, diciamo, è un fuoco dentro, che è fare il civil servant. Quindi in qualche modo ritornare alla società quello che ho avuto. Io penso di essere stata una persona molto fortunata, no? Nella vita, e quindi di aver avuto un sacco di opportunità nei limiti del possibile di ritornarlo. Questo si traduce nel, Molto etico ad tutto questo. esempio, partecipare o contribuire alle iniziative di Medici con l'Africa Kuam, piuttosto che partecipare al dibattito politico piuttosto che sociale, o mettere a disposizione il mio tempo, le mie competenze, o per chi ha meno o ha avuto meno di me, o per chi magari può usufruire gratuitamente di quello che so fare. Grazie.